Allora, oggi facciamo una pizza. È una ricetta molto basica, quella con la quale ho iniziato anch'io a giocare con le farine, con la pizza. E diciamo che poi, partendo da questo, una volta che avete preso un po' di manualità, si possono fare parecchie varianti, sia col tipo di farina, sia con quanta acqua mettere, i tempi di lievitazione e quant'altro. Allora, iniziamo. Abbiamo 500 grammi di farina tipo 1. Io oggi sto usando una garofalo 260 watt. Abbiamo 300 ml di acqua. Abbiamo 5 grammi di lievito di birra, 10 grammi di sale e 2,5 di zucchero. Ok, iniziamo la nostra preparazione. Io utilizzerò la planetaria con il gancio. Allora, prendo un po' dell'acqua e sciolgo il lievito. Partire l'impastatrice a velocità 1,5. Iniziamo a versare il lievito e l'acqua a filo. Quando l'impasto si incorda al gancio, l'impasto sarà pronto. Aggiungiamo lo zucchero e il sale. Ok, spegniamo, recuperiamo l'impasto. Vedete com'è bello compatto. Diamo una piccola infarinata alla spianatoia. Ok, e gli diamo una breve impastata a mano. Poi ci sono mille modi di fare le pieghe e di impastare, ognuno poi trova il metodo migliore. Facciamo una bella palla, la rimettiamo nella ciotola, copriamo con del cellophane per evitare che si asciughi e mettiamo a lievitare a temperatura ambiente per un'oretta. Ok, allora riprendiamo l'impasto che abbiamo preparato, ha riposato per un'oretta a temperatura ambiente. Abbiamo infarinato leggermente il panco di lavoro, togliamo giusto un paio di giri. Poi lo mettiamo così, a forma di palla, lo mettiamo all'interno di una ciotola, copriamo con il cellophane e lasciamo riposare in frigorifero. Ha riposato tutta la notte in frigorifero, quindi in realtà 16 ore, è rimasto 3 ore nel forno con la luce accesa e adesso ci prepariamo a stendere l'impasto. Premetto, non sono un pizzaiolo, la pizza può essere fatta chiaramente anche in teglia quadrata o in teglia rotonda, diciamo che l'impasto è per teglia, comunque per pizza in teglia. Do un'infarinata al banco di lavoro e recupero l'impasto. Mi sembra bello morbido e ha lievitato bene. Ok, allora, una volta che l'impasto è sul piano di lavoro, lo
sfidiamo, perché con questa quantità si riescono a fare due teglie di queste qua rotonde, quindi due pizze rotonde. Lo lavoro un attimo. Una volta che l'ho allargato leggermente, lo metto nella teglia oleata e lo allargo. Piano piano lo allargo usando i polpastrelli. Ok, piano piano lo tiriamo su un lato, poi un po' sull'altro. Mangiandola noi in casa, anche se ha qualche imperfezione, non è un problema. Ok, adesso faremo lo stesso con l'altra metà, lo mettiamo nell'altra teglia e lasciamo riposare un'ora. Mettiamo il pomodoro, origano, inforniamo a 200 gradi e dopo 2-3 minuti di cottura mettiamo su la mozzarella ed eventuali altri ingredienti. Vediamo il risultato della nostra pizza in teglia. È venuta bella, croccante sul lato, sembra. Vediamo un po'. Nostra pizza in teglia da principianti, partiamo da qua e poi ci possiamo sbizzarrire con mille altre ricette. Buon appetito!